La rabbia di De Magistris, accuse indecenti. Il sindaco di Napoli replica muso duro agli attacchi alla sua amministrazione per gli scontri durante la visita di Renzi. E su Bagnoli dice: abbiamo vinto noi. Bassolino ora tocca al candidato sindaco ricucire. Dopo l'incontro con Renzi, l'ex sindaco esclude clamorose rotture ma non fa marcia indietro sulla sua posizione. Non rinuncio alla coerenza e alla trasparenza. A Fittopoli, alla Reggia, Felicorio, ho firmato gli sfratti. Danni allo Stato per oltre 1 milione di euro per le occupazioni abusive nel complesso Van Vitelliano. Il direttore conferma la linea dura, nei guai l'ex soprintendente David. Caso Coscioni, blitz in regione. Stamane la finanza ha acquisito documenti negli uffici del centro direzionale in via Santa Lucia. Atto investigativo nell'ambito dell'inchiesta che coinvolge il consulente in materia sanitaria del governatore per tentata concussione. Mazzette a Ruggi, si allarga l'inchiesta. Si stanno vagliando le posizioni di un altro primario e di un'infermiera che avrebbero consentito gli interventi illeciti. Il procuratore greco alla guida della commissione interna. Farò pulizia. Usura ed estorsione, truffa da 16 milioni. Scoperto dalla procura tra Solofre e Montoro nella Valle dell'Irno, un maxi giro di fatture false. 28 le persone indagate, aziende ma anche privati sotto inchiesta. Buonasera, ben ritrovati con la nostra informazione. In primo piano ancora la visita di Renzi a Napoli e il giorno dopo De Magistris parla in conferenza stampa su Bagnoli. Napoli ha vinto 2-0. Il sindaco prende le distanze dalle violenze e ribadisce: sbloccheremo noi Bagnoli. Napoli ha vinto 2-0, parole del sindaco De Magistris commentando la presentazione del piano di bonifica e rilancio di Bagnoli del premier Renzi. 2-0 per noi perché finalmente Renzi farà la bonifica che attendiamo da 2 anni e perché il piano per Bagnoli prevede quello che noi chiediamo da tempo. Il premier non può non sapere che la bonifica che chiediamo da anni è di esclusiva competenza del governo, per cui quando parla dell'immobilismo del comune dice una clamorosa bugia. Rispetto poi all'annuncio di eliminazione della colmata, il sindaco afferma che ha vinto la città. Il ripristino della spiaggia pubblica è quello che questa amministrazione e i cittadini hanno detto di volere. Poi, sugli scontri a margine della visita, i toni si alzano. Respingiamo con fermezza l'accostamento indecente che è stato messo in campo in queste settimane tra la lotta in difesa della città, della Costituzione, della democrazia, degli interessi collettivi, del lavoro, della libera impresa, dei giovani e della nostra città con l'istigazione alla violenza. Chiusura per ribadire che sarà Napoli e nessun altro a sbloccare Bagnoli. Io non sono un violento, ma se oggi difendere la Costituzione significa essere sovversivo, allora vuol dire che sono un sovversivo. La giornata di ieri ha dimostrato che la lotta di questi anni è stata una lotta dura, efficace, importante, che ha ridato una grandissima dignità alla nostra città. E quindi Bagnoli la sbloccherà Napoli, non verrà sbloccata con lo sblocca Italia e non verrà sbloccata con i metodi oligarchici di questo governo che non ha tra l'altro nessun tipo di legittimazione democratica. E torniamo alla visita di Renzi a Napoli. Il premier ha annunciato il risanamento di Bagnoli. In 3 anni sarà un modello per l'Italia. Vediamo. Il lungomare liberato trasformato in un'arena gladiatoria, 14 agenti medicati per contusioni varie e lo scempio di una delle strade che resta pur sempre uno dei biglietti da visita della città. Il corteo dei manifestanti ieri a Napoli in occasione della visita del premier Matteo Renzi ha paralizzato il traffico tenendo in ostaggio migliaia di napoletani. Un testa a testa continuo con le forze dell'ordine coordinate dalla questura, trattative continue on the road nel tentativo di contemperare le esigenze di chi intendeva manifestare stare con quelle di un'intera collettività. Tantissime le sigle della galassia dei manifestanti, dai movimenti dei disoccupati ai comitati studenteschi, dai sindacati di base alle sigle dell'antagonismo, tutti confluiti in quel cuore pulsante del no alle politiche del governo sulla bonifica dell'ex polo industriale. E tuttavia anche questa volta qualcosa non ha funzionato. Adesso la Digos cerca i responsabili, o meglio gli instigatori di quegli scontri. Già, perché un punto appare chiaro: chi ha tentato di avanzare oltre
oltre la linea rossa, sfondando i cordoni di protezione delle forze dell'ordine posizionate in Piazza Vittoria, sapeva di andare incontro a una reazione di polizia. I manifestanti portano in piazza anche un grande Pinocchio di cartapesta raffigurante Renzi con in petto il simbolo del PD. Da alcune finestre dei palazzi vengono esposti striscioni con la scritta "Via Renzi da Napoli". In Piazza Dante ci sono anche esponenti della giunta di Magistris, che invece diserta la riunione con il Premier perché contesta il commissariamento degli interventi di riqualificazione nell'area occidentale stabilito dal governo attraverso lo Sblocca Italia. Siamo andati a portare la nostra vicinanza alle associazioni, ai comitati studenteschi, alle donne, agli uomini che oggi, in occasione della visita del Presidente del Consiglio, hanno deciso di esprimere le proprie istanze, spiegano l'assessore al patrimonio Alessandro Fucito e quello all'urbanistica Carmine Episcopo. Antonio Bassolino evita lo scontro con il PD, ma non cambia la sua posizione. Tocca al candidato sindaco recuperare il rapporto di servizio. Non si candiderà a sindaco con una lista civica. Dopo l'incontro con Renzi, Antonio Bassolino conferma le indiscrezioni che erano circolate nei giorni scorsi. Non si metterà dunque di traverso rispetto alla sfida elettorale della Valente, che ha vinto le primarie del centrosinistra a Napoli. «Io continuerò a dare il mio contributo al partito di cui sono stato uno dei fondatori», scrive l'ex sindaco sui social. «Già, ma come? Nelle forme che risulteranno compatibili con gli ideali per me irrinunciabili di coerenza, trasparenza e rigore morale», spiega Bassolino. Una frase che implicitamente conferma come l'ex sindaco, malgrado le forti polemiche del dopo primarie, non intenda correre da solo per il comune, attuando uno strappo clamoroso con il Partito Democratico. Ma nemmeno però retrocede di un millimetro dalle sue posizioni che l'avevano spinto a presentare 3 ricorsi contro il verdetto delle primarie contestate. «Napoli e il suo futuro restano per me una priorità fondamentale», scrive Bassolino. «È il messaggio su cui ho insistito molto nel colloquio con Renzi, ribadendo con franchezza le mie forti critiche a come è stata gestita dal PD la vicenda dei seggi contestati. Una gestione», aggiunge Bassolino, «che ha lacerato profondamente quell'elettorato di opinione che doveva essere il principale protagonista della riscossa politico-elettorale. Secondo Bassolino spetta oggi al candidato PD a sindaco il compito di riconquistarlo, ossia la Valente, che però l'ex governatore non nomina mai, a conferma del gelo che resta tra i due dopo lo scontro vissuto alle primarie. Il nucleo della Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Napoli ha effettuato stamane un blitz negli uffici della Regione Campania al centro direzionale in via Santa Lucia per acquisire documenti. Da quanto si è appreso, si tratterebbe di un atto investigativo nell'ambito dell'inchiesta in cui ha indagato il consulente in materia sanitaria del governatore De Luca, Enrico Coscioni, per tentata concussione dopo la denuncia di un dirigente regionale di indebite pressioni perché lasciasse il suo incarico. Il blitz di stamane rientra nell'ambito di un'inchiesta coordinata dal procuratore aggiunto Davino e dal PM Novelli. E ancora cronaca, spari e terrore. Ieri sera a Soccava una stesa della Camorra semina il terrore a Napoli. Decine di colpi esplosi tra il fuggi-fuggi generale. 32 i bossoli ritrovati, si torna a sparare per il predominio sui quartieri e le piazze di spaccio. Vediamo il servizio. Una vera e propria pioggia di fuoco, una stesa della Camorra in stile Far West in via Antonino Pio ieri sera a Soccavo. Poteva essere una strage, almeno 32 i colpi di pistola che sono stati sparati in strada nel quartiere Flegreo intorno alle 19. Colpi in aria all'impazzata nella traversa di via dell'Epomeo di fronte alla chiesa di Montevergine tra centinaia di persone impaurite. Si tratta di una stesa, un raid intimidatorio con colpi sparati in aria messo in atto da un gruppo criminale, spesso giovani, per ribadire il proprio predominio su un territorio. Perché se vuoi terrorizzare, senza iniziare una lunga guerra tra famiglie criminale, devi fare molte stese, correndo sui motorini, sparando su tutto e tutti. Tutti si buttano a terra, stesi, perché terrorizzati, pietrificati. Ieri sera 3 moto con 6 giovani con casco hanno continuato a sparare colpi di pistola in aria nel fuggi-fuggi generale con la gente che cercava rifugio in alcuni negozi ancora aperti e nei palazzi. Gli agenti di polizia, giunti subito sul posto, con l'ausilio della scientifica, stanno ricostruendo la dinamica del raid versione Far West.
questa. A terra sono stati trovati 32 bossoli. Alcuni proiettili si sono conficcati nei balconi di due case, ma per fortuna nessuno è rimasto ferito. Poteva essere una strage, racconta terrorizzato un residente. In molti hanno raccontato che un analogo episodio è accaduto anche lunedì sera nella stessa zona. È facile ipotizzare una nuova ondata di violenza nel quartiere. Si ricomincia dunque a sparare nella zona occidentale di Napoli. Il ministro Dario Franceschini questa mattina a Pietrarsa per l'apertura degli Stati Generali del Turismo. Il ministro ha delineato la visione politica del governo sul settore. Vediamo. Questa mattina nel Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa l'apertura degli Stati Generali del Turismo, la più grande consultazione pubblica sul turismo italiano che si concluderà a luglio con l'approvazione del Piano Strategico Nazionale. I lavori sono stati introdotti dagli interventi del Presidente della Fondazione delle Ferrovie dello Stato, Mauro Moretti, e dell'amministratore delegato Ferrovie dello Stato, Renato Mazzoncini, e avviati dal Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, Dario Franceschini, che ha delineato la visione politica del governo sul settore. Il lavoro che stiamo facendo sulla cultura e il turismo puntano a valorizzare un paese straordinario che deve però avere una consapevolezza, sia il pubblico che il privato. Non si può più vivere di rendita. La competizione globale è fortissima e quindi bisogna aggiungere al patrimonio straordinario che abbiamo e all'immagine dell'Italia positiva nel mondo anche una dinamicità, un modo diverso, moltiplicare l'offerta, moltiplicare le mete capaci di attrarre turismo internazionale, valorizzare l'Italia come uno straordinario museo diffuso e puntare a un turismo di qualità, intelligente, colto, che viene in Italia a cercare la bellezza e non quel turismo mordi e fuggi che non può riguardare paesi come l'Italia e che peraltro non lascia nemmeno ricchezza. Il ministro ha fatto il suo ingresso nel museo a bordo di un carrello anni 30 utilizzato per lo spostamento dei cosiddetti cantonieri, gli operai addetti alla manutenzione della linea ferroviaria. Durante la 3 giorni saranno chiamati a raccolta i principali attori del settore: albergatori, associazioni di settore, istituzioni, università, enti locali, i direttori dei principali musei statali, che avranno l'occasione di discutere congiuntamente di dinamiche competitive, relazioni e tendenze evolutive della filiera turistica. Ed ora lo scandalo Affittopoli alla Reggia di Caserta. Il direttore Mauro Felicori ha firmato 12 ordini di sfratto. Se entro 3 mesi le case non saranno liberate, interverranno le forze dell'ordine. Vediamo. Scandalo Affittopoli nella Reggia di Caserta, con ville nel monumento affittate a 5 euro al mese, il direttore firma 12 ordini di sfratto esecutivi, immediati. Ma il numero uno della Reggia, Mauro Felicori, precisa: non ho avuto nessuna comunicazione ufficiale dalla Corte dei Conti e Finanza. D'intesa con l'avvocatura ho firmato 12 ordini di sfratto. Queste le parole di Felicori a Pietrarsa per gli Stati Generali, commentando gli ultimi sviluppi sulla vicenda degli abusi nella dimora reale borbonica. Da parte mia, ha detto il direttore 2 settimane fa, dopo aver sentito l'avvocatura di Stato, ho firmato 12 ordini di sfratto. Se entro 3 mesi i locali non saranno liberati, interverrà la forza pubblica. E sul futuro impiego dei locali, una volta che saranno liberati, il direttore precisa: vorrei aggiungerli al bando per l'ostello nell'ex convento dei passionisti. Sullo sfondo la vicenda giudiziaria, che vede al centro dello scandalo l'ex sovrintendente di Caserta, Paola Raffaella David, e 3 direttori dell'Agenzia del Demanio. I 4 dovranno rispondere del danno procurato alle casse del Ministero dei Beni Culturali per l'occupazione abusiva delle case. L'inchiesta della Procura della Corte dei Conti, coordinata dal sostituto procuratore Ferruccio Capalbo, fa luce su case affittate a prezzi irrisori in un contesto di indubbio prestigio storico-artistico. Canoni mensili da 3 fino a 145 euro, alloggi con annesso parcheggio, accesso alle aree del parco senza alcuna autorizzazione e l'acqua consumata gratis dagli occupanti abusivi, perché pagata da Sovrintendenza e Aeronautica Militare. Situazione nota da anni, ma finora non era mai stato preso nessun provvedimento. Casa al Nuovo di Napoli, il comune si costituisce parte civile nei processi di Camorra. Il sindaco Pelliccia: così diciamo no alla ferocia dei clan.
A Casalnuovo di Napoli il 10 dicembre scorso i killer fecero fuoco tra la folla e ammazzarono il 26enne Giuseppe Ilardi. L'omicidio è stato il primo episodio di una scia di violenza che nelle settimane successive si è resa ancora più preoccupante per un agguato fallito nel giorno di Carnevale e per altri episodi criminosi registrati in seguito. Il tutto da includere, secondo gli inquirenti, nella faida di Camorra che vede contrapposti i clan Gallucci e Veneruso. Una scia di violenza che il comune di Casalnuovo Nuovo intende contrastare costituendosi parte civile nel procedimento penale scaturito a seguito della serrata attività investigativa svolta dalle forze dell'ordine. È un atto dovuto dal fatto che agli inizi di dicembre ci fu a Casalnuovo un omicidio efferrato a mezzogiorno davanti a una scuola con i bambini che stavano per uscire, un allarme sociale così grande e così forte che ha portato poi non solo la mia richiesta personale di incontrare il prefetto, cosa avvenuta, e soprattutto la richiesta di rinforzare l'attività investigativa e l'attività di controllo del territorio. Tutto questo poi ha portato a dei risultati e questi risultati ci hanno dato la possibilità di costituirci parte civile in questi procedimenti a divenire, che però danno il segnale tangibile del nostro no alla ferocia della camorra, alla ferocia di chi il territorio lo tratta come se fosse qualcosa di suo. Oltre a costituirsi parte civile nei procedimenti per mafia che coinvolgono il proprio territorio, il Comune agirà in maniera da destinare l'eventuale risarcimento riconosciuto dal giudice penale ad opere nel campo sociale. Così da delibera di consiglio comunale noi li destiniamo proprio alle associazioni anti-racket e anti-usura e anche a coloro che hanno avuto in gestione dei beni confiscati, da ultimo quelli là al clan egizio che abbiamo preso in carico nemmeno 2 settimane fa e su cui ci sono degli importanti tanti progetti che avranno sviluppi a divenire. Numeri da brividi, quelli dell'occupazione in Campania. In 10 anni, secondo l'Istat, c'è stato un vero e proprio crollo in tutte le province della regione. Il servizio di Giovan Battista Lanzilli. Sprofondo rosso. Sono numeri terrificanti quelli dell'Istat in materia di occupazione e non è certo una novità che si scopre oggi, ma parametrati al 2005 testimoniano di come alcune province d'Italia, della Campania in particolare, abbiano reagito in maniera diversa a questi anni di crisi. A livello regionale, Benevento è la peggiore. In 10 anni, fino al 2015, vengono fuori cifre impietose che fanno del capoluogo sannita la capitale negativa della Campania e tra le peggiori 3 a livello nazionale. I numeri aiutano a dare la rappresentazione plastica del disastro occupazionale. Nella fascia d'età 35-44 anni, gli uomini che lavorano sono passati dall'88 al 59%. Le donne nella fascia 25-34 anni che hanno un'occupazione sono la metà rispetto a 2 lustri fa. Crollo verticale anche per Avellino. I maschi fino a 34 anni che hanno un lavoro sono passati dal 75 al 56% del totale, meno 20%, un crollo da brividi. Si difendono meglio le donne dai 35 ai 44 anni, la cui percentuale è rimasta invariata. In questo clima anche la stagnazione è quasi una vittoria. Le aree interne vivono dunque la situazione peggiore. A Salerno, ad esempio, il saldo è sì negativo, ma non così drammatico. I maschi della fascia d'età 35-44 anni che lavorano sono passati dall'87 al 73%. Se si sale fino ai 54 anni, il calo si attesta dall'84 al 74%. Anche a Salerno chi si difende meglio sono le donne. La fascia adulta occupata ha la stessa percentuale di 10 anni fa, intorno al 44%, mentre altrove il saldo è negativo anche se di poco. In questo quadro il capoluogo regionale non ne esce meglio, tutt'altro. Quella che dovrebbe essere la capitale del sud, Napoli, testimonia una difficoltà che si perde negli anni. I giovani, vera ricchezza di cui dispone, faticano terribilmente a trovare un'occupazione. Quelli fino a 34 anni che ce l'hanno sono scesi dal 64 al 47% e se sono donne va anche peggio. È significativo che lo sprofondo rosso partenopeo sia simile per numeri negativi a quanto avviene ad Avellino e Benevento. Nella fascia 35-44 anni si scende dall'82% di persone con un lavoro nel 2005 ad un misero 63% odierno. Un crollo verticale che mette i brividi, rappresentato in un grafico la cui curva punta sempre, tristemente e inesorabilmente, verso il basso. Si allarga l'inchiesta delle mazzette a Ruggi di Salerno. In queste ore si stanno vagliando le posizioni di un altro primario e di un'infermiera che avrebbero consentito gli interventi illeciti. E intanto questa mattina si è insediata la speciale commissione interna presieduta dal procuratore Greco per fare pulizia nel sistema delle liste di attesa. Rossella Strianese.
Altri medici e infermiere sapevano del giro di mazzette in neurochirurgia. Ne sono convinti gli inquirenti della Procura di Salerno, che parlano di un sistema concussivo, una rete di connivenze che consentiva di scavalcare le liste di attese e di far entrare indisturbati medici esterni all'azienda in sala operatoria come assistenti, dopo che avevano intascato la mazzetta per l'intervento. Ma almeno un altro primario e un'altra infermiera sarebbero coinvolti. In queste ore le loro posizioni sono al vaglio dei magistrati, mentre il procuratore Alfredo Greco si è insediato questa mattina negli uffici del San Leonardo su richiesta del commissario Nicola Cantone. La commissione avrà mandato pieno, devono pulire le liste d'attesa tra le prestazioni che sono state già erogate e quelle invece che purtroppo le persone che risultano ancora in lista d'attesa. Si devono stabilire quelli che sono i tempi di attesa sulla tipologia di branca, sulla disciplina. Quindi devono lavorare a tutto campo con pieni poteri, segnalando criticità, segnalando zone d'ombra se ci sono, segnalando anomalie, perché che le ripeto, se ci sono anomalie le segnalerò stesso io alla magistratura, dopodiché formulando anche delle proposte. E credo che oggi ci sia tutto quanto l'interesse della stessa azienda di ottenere, di richiedere, di ottenere e di favorire interventi di questo genere, perché con le vicende che ci sono state, sulle quali ovviamente non interveniamo, e con la condizione che c'è, che è una condizione disperata, e credo che la stragrande maggioranza, io credo veramente molto ampia, abbia veramente il desiderio di uscire fuori dalle secche di questo tipo di condizioni. Cominciamo con le liste d'attesa, si possono ridurre le liste d'attesa, si possono sanificare, si possono pulire queste condizioni. Io credo che qualche cosa si possa fare. Scoperto un vasto giro di usura ed estorsione per un valore di 16 milioni di euro. Due i casi al centro dell'inchiesta della Procura di Avellino, 28 in tutto gli indagati. Vediamo. 4.500 euro di interessi alla settimana, ecco quanto era costretto a pagare un imprenditore finito nella rete degli usurai al centro dell'inchiesta della Procura della Repubblica di Avellino e che ha portato ad indagare 28 persone. Uno dei casi venuti fuori dalla ricostruzione dei fatti operata dai carabinieri della stazione di Solofra risale al periodo tra l'aprile del 2015 e il febbraio del 2016. In questo lasso di tempo l'imprenditore conciario, finito nelle grinfie dei quattro cravattari, sarebbe stato costretto a pagare interessi di 4.500 euro a settimana a fronte di un prestito da 95.000 euro ottenuto in più tranche. Interessi che, calcolati su base annua, arrivano a sfiorare un tasso di interesse di circa 240%. E quando i pagamenti tardavano ad arrivare, il gruppo di strozzini non hanno esitato a lanciare minacce sia al suo indirizzo che ai suoi familiari. Almeno 5 o 6 le vicende a un mese dal prestito nelle quali i due presunti strozzini sarebbero riusciti a ottenere la restituzione di somme di denaro per un tasso di interesse di circa il 130% rispetto alla somma prestata. A questo quadro accusatorio si aggiunge poi quella dell'evasione fiscale e delle false fatturazioni. In questo caso, secondo la procura, ad operare era una vera e propria associazione a delinquere che forniva indicazioni alle imprese operanti nel settore conciario, ma anche in altre aree merceologiche, su come falsificare le fatture. Una falsa fatturazione che valeva all'incirca 16 milioni di euro. I carabinieri del Comando Provinciale di Avellino, coordinati dal maggiore Francesco Mortari, nelle scorse ore sono stati impegnati in una serie di perquisizioni all'interno di aziende del polo conciario solofrano e abitazioni private, ma non solo. I militari hanno anche proceduto all'acquisizione di documentazione e fatture negli studi commerciali. Statale Telesina, il racconto di uno dei multati per eccesso di velocità perché procede a 76 km orari su una strada statale. Così si danneggia l'economia, denuncia l'imprenditore. Intanto la prefettura media con i comuni telesini potrà essere attivo solo un dispositivo per senso di marcia. Vediamo. Io andavo a 72 km orari e il limite è 60, sono stato multato per un importo di circa 176 euro e togliendomi anche 3 punti della mia patente, e penso anche che la mia patente è lo strumento che mi fa lavorare.
Ha indubbiamente violato il codice della strada il signor Garofano, ma come definire se non ridicolo il limite di velocità della Telesina, strada statale dove si deve procedere a massimo 60 km all'ora, solo 10 in più di quello vigente nei centri abitati. Di ricorsi come questo il movimento difesa del cittadino ne ha raccolti a decine, sforamenti del limite imposto da un manto stradale che nonostante i solleciti l'ANAS non si impegna a manutenere e intanto i comuni incassano centinaia di migliaia di euro. Nel 2015 l'autovelox di Puglianello per esempio ha pizzicato circa 33.000 automobilisti indisciplinati, 2.750 al mese, 91 al giorno. Numeri mostri che certificano il fallimento dell'intento preventivo e deterrente degli occhi elettronici. Installazioni e accertamenti legittimi, ma spesso già annullati dal prefetto per carenza o difetto di segnaletica. Prefettura impegnata anche in una mediazione per ridurre il loro effetto vessatorio. Diciamo, grazie all'intervento della prefettura, in accordo ovviamente con i comuni interessati, hanno trovato un accordo su quando far funzionare gli strumenti, evitare che funzionino contemporaneamente vari strumenti di controllo. Anche perché ad essere danneggiato da autovelox, limite di velocità e asfalto da mulattiera non è solo l'automobilista, ma tutto il sistema economico sannita. Queste condizioni di lavoro ci portano fuori mercato, ci costringono ad avere un atteggiamento e un abbassamento di tensione sul lavoro e sostanzialmente dico che non ci meritiamo tutto questo. Rientrano le voci di dimissioni del sindaco Foti. Si va, pur tra le tante lotte intestine, il presidente del Consiglio Comunale Petitto chiede un patto di fine conciliatura. Dell'ultima crisi a Palazzo di Città parlerà anche il capogruppo dell'opposizione Dino Preziosi, ospite del nuovo punto di vista. Vediamo. In questa settimana si sono dette tante falsità sul mio conto e su come sono andate le cose. Non ho mai pensato seriamente di dimettermi. Così Paolo Foti ai consiglieri di maggioranza del comune di Avellino nella sede del PD a via Tagliamento ieri, durante la riunione convocata per chiarire i rapporti tra i consiglieri e il sindaco dopo l'ultima crisi che si è aperta a Palazzo di Città. Era tutto legato ad un momento di stanchezza superato in 24 ore, chiarisce Foti. Non intendo e non intenderò mai tradire il mandato ricevuto dalla città di Avellino e non la relegherei ad un commissariamento infinito. Dunque si va avanti, ma la spaccatura con i Dameliani e l'ala di Gianluca Festa resta. 11 consiglieri presenti ieri, tanti assenze, giustificata quella di Livio Petitto, con il quale peraltro Foti aveva avuto un chiarimento in mattinata dopo che il presidente del Consiglio sabato scorso aveva sbattuto la porta della riunione del gruppo consiliare per non aver gradito le esternazioni del sindaco sulle sue presunte dimissioni fatte alla stampa prima ancora che nelle sedi istituzionali. Il sindaco ha riconosciuto l'errore non solo privatamente ieri, nella giornata di ieri, ma anche alla maggioranza, e si va avanti seguendo, spero io, con un nuovo capogruppo un percorso chiaro da esporre alla città in alcuni punti programmatici, una sorta di patto di fine conciliatura che ci accompagni di qui a 2 anni con la scadenza naturale del mandato. Per mandare a casa un sindaco bisogna sfiduciarlo, ognuno si assumesse le proprie responsabilità di fronte non solo al partito ma soprattutto alla città. Ed è stata presentata questa mattina a Salerno la seconda stagione teatrale del Diana di Nocera Inferiore. Vediamo. Si alza il sipario sulla seconda edizione della rassegna teatrale L'essere e l'umano, che prenderà il via il prossimo 15 aprile al Teatro Diana di Nocera Inferiore. Questa mattina la conferenza stampa di presentazione dell'evento a cura dell'associazione Arte Nauta diretta da Simona Tortora. Con lei al Risto Bar Cibarti di Salerno c'era anche uno dei registi, Antonello Ronga. Ospitiamo delle grandi compagnie, ritorna il protagonista dell'anno scorso Roberto Latini, premio UBU 2015 con la compagnia Fortebraccio Teatro e lo spettacolo Metamorfosi. Il 15 aprile. Grande novità sarà insieme a Ilaria Drago, che era la grande protagonista anche lei l'anno scorso con Maria Maddalena, insieme ad altri 4-5 attori. E ci sarà un'altra compagnia che è del Teatro dell'Orologio di Roma. E la seconda fase invece è dedicata alle produzioni di Artenauta Teatro, dove portiamo a conclusione dei percorsi artistici, perché le compagnie si sono formate dopo aver fatto anni di laboratorio. Devo dire che umanamente mi sento onorato di partecipare in maniera artistica a questa rassegna con questo lavoro che si chiama Sogni d'estate, che è tratto appunto da Il sogno di notte di mezz'estate di William Shakespeare. Quest'anno, proprio nel 2016, ricorrono i 400 anni della sua morte, quindi noi vogliamo ricordare il grande bardo con questo omaggio, questo lavoro molto particolare.
E termina qui questa edizione del TG, l'informazione ritorna alle 23 e grazie per averci seguito.